tuo attack che non fai tra una e l'altra, perdi tipo il 20% del danno della tua, del tuo kit, della tua combo. Quindi all'inizio cioè la cancellazione che devi fare migliore è la Q auto-attack. Quella lì è quella che devi imparare. Le altre si imparano più avanti. Okay. Fammi vedere quanto è veloce tutto. Perché all'inizio conviene farla lenta. In modo che. Basta che la fai all'inizio. Perché se inizi a farla veloce dall'inizio, ti perdi proprio gli auto-attack tra una e l'altra e buttani tutto. Siamo top normale di long. Boh, qua quindi qua cos'è che ti manca? Le rune? Non le puoi fare perché non hai IP. Ok, fammi vedere. Ok, tu concentrati proprio all'inizio a fare solo la combo. Questa qui della Q la fai già decentemente. Poi lo stun, sai come funziona? Non devi tipo. Ok, lo stun si cancella con qualsiasi Q. Se fai stun, guarda, adesso ti faccio vedere. Guarda. Vedi? Testo un auto-attack. Beh, non fare mai un auto-attack dopo lo stun, perché prova a farlo. Guarda, guarda quanto è lento. Hai visto? Cioè, l'unica cosa che puoi fare è tipo stun, auto-attack Q. Però la cosa migliore è fare stun Q auto-attack. Poi la cosa di fare stun auto-attack Q ti viene più avanti di farlo. Cioè, lo stun, non devi mai tirare un auto-attack dopo lo stun perché ti rallenta. Cioè, fai tutto lo stun. Che non so quanto sia il casting time, ma è tipo la skill con il casting time più alto di Riven. E fai tutta l'auto attack, tra l'altro. Oppure fai così per cancellare lo stun. Mi hai cancellato la terza Q, la tua. Con la E stun praticamente c'è una cosa, ti insegno, no? Tu vedi il range dello stun, se tieni il mouse, il cursor sulla W, è piccolino. Se tu fai E-stun, prende tipo il doppio del. Sia da dove parti, che da dove. Da dove. Sì. E conviene fare E-stun auto. E-stun Q, scusa. Perché cancelli praticamente subito anche lo stun. Prova. Ok, queste qua sono le cancellazioni di base, poi queste qua le devi imparare di te. È una cosa. Ok, sì. Ho pensato a fare sta roba ci mettessimo di più. La cosa fondamentale poi sono i vari trade che puoi fare. Cioè, hai infiniti trade da fare, Riven. E adesso ti faccio vedere con i vari matchup. Cioè, ogni matchup in genere ha dei trade preferiti ad altri. Cioè, alcuni matchup devi entrare di E. Con alcuni invece devi entrare tipo di Q e tankare il danno di E. Poi ti faccio vedere, aspetta. Ti faccio vedere l'animazione con la R e poi quittiamo e andiamo a fare i matchup. Dimmi, dimmi. Sì, starti di E, ti fai il campo, fai E Q e maxi E addirittura. Ci sono alcuni matchup che devi addirittura maxarla E. Sì, sempre tipo. Boh, io l'Ignite lo uso in pochi matchup, tipo contro Shen e Maokai e basta. Perché sennò sono. Sì, perché anche tipo Gnar è un tank, però Gnar è uccidibile anche senza Ignite, perché comunque ha quella forma mini. Invece tipo Shen Maokai, ucciderli senza Ignite in 1v1 è abbastanza difficile, anche con la R. E comunque il TP ti dà quell'exp in più che ti permette tipo di avere. Il 6 prima dell'avversario, quello è tanta roba. Soprattutto se gli forzi il flash. Se vedi il mio stream, tante volte io forzo il flash dell'avversario al minuto 2, no? Perché così. Sì, prendi, vado deep proprio. Tu sei qua, io ti vengo deep a menarti, no? Tu adesso in teoria flasheresti. Fai conto che se eravamo al 2, no? Ti lascio 200 HP. Tu hai solo una pozza. Perché di solito top la gente viene col danno e ci dà una pozza. Ti porto basso. Io ho ancora 5 pozze. Ti forzo il flash. Così tipo al 6. Oppure quando ti posso andare all'in. Tipo ti vado all'in col mio flash. Tipo. Qua ho cancellato l'animazione dello stun. Facendo stun R. La R adesso. Appena torno in top ti faccio vedere come puoi cancellarla. C'ha più modi. Era bello fare i coaching di Riven quando c'era la URF. Facevi proprio in fretta. Per la build non so perché io se vedi ultimamente faccio le due build standard. Quelle che. Cioè quella col BC.
Black Cleaver che fai o starti di Phage, tipo contro matchup abbastanza difficili, che al 6 di lì, che se anche Misplay puoi morire, tipo contro Irelia, contro Renekton, quei matchup là, anche Gnar è buono tipo per precisare, no? Starti di Phage, che ti dà 200 HP in più, lo stesso AD, non prendi l'Armor Pen nel CD, però avendo il CDR nelle rune comunque compensi early, i primi 7-8 minuti. Fai Phage, Brutalizer, chiudi il Black Cleaver, quella è un buon cap, sei bello grosso con quel cap lì. E adesso, quando hai la R? Dai. Piace vedere come puoi cancellarla in tanti modi. Come tirarla fuori velocemente e come cancellarla. Ok, tipo così. Ok. Per tirarla, lo sai? La cosa più veloce è terza QR. No? Perché cioè R terza Q non è. Boh, a me non piace, sinceramente. La cosa migliore che ci sia è E terza QR. Cioè, scusa, E R terza Q, come ti ho appena fatto. Prendete tu fai la E, ti avvicini, fai la R e fai la terza Q. Praticamente la R è come se non avesse un casting time perché E terza Q. Cioè, guarda qua, tipo, aspetta. Guarda i miei personaggi. Vediamo se ce la faccio. Mentre io faccio questa cosa qui e nel mentre tira la R, quindi non ha casting time. Sì, è tutta la. Cioè, sì, hai capito, dai. Cioè, E terza Q. E R terza Q, però, è tutto nello stesso momento. L'ordine è quello, però più o meno il delay è lo stesso. Adesso aspettiamo di nuovo la R, poi vediamo. Ok, c'ho la 3-10, quindi anche te a breve, sicuramente. Ok, aspettiamo quello allora. E quando buildi CDR è tipo sei normale 1-2-0 oppure sei behind QE. Se sei tanto ahead, tipo sei inizi a fare 5-6-0, inizi a buildare tipo BT Hydra e delay Last Whisper perché hai tanto proprio hai tonnellate di AD, maxi la W. Fai Q W. Ok, fai vedere. Ah, vabbè, aspettiamo. Sì. Sì, più o meno. La velocità, aspetta. Ok. Ora dovresti finirlo, uguale il campo dovresti finirlo ai 15, 2-15, se lo fai correttamente. Tanto il rail è difficile che ti pusha. I rail, le rail. La W e mi vai deep a livello 2. Proprio non ha danno i rail early, eh. Devi sfruttare questa cosa, mandarle in base, fargli usare TP e flash e poi punirla al 6. Che se siete pari CS e lei discine, tu misplay qualsiasi cosa ti devasta. Ok, continualo. Ah, poi sbetto. Vedi? Hai visto come funziona? Che anche se io tipo ti faccio il lavoro, quello con la E mi distrutto. Ah, qui devi flashare. Ok, l'hai fatto lo stesso. Questo qui è il lavoro che ti fanno le Irelia, quelle. Cioè, io l'ho presa apposta la Q per farti vedere cosa fanno le Irelia, tipo sotto, non so. Quelle che non sono buone a giocare, tipo top lane o proprio il champion. Che ti startano di Q e farmano. Di solito, se tipo hai un minimo di cervello, starti di E e aspetti. Aspetti di non di outscalarla, ma. Cioè, sto matchup vince se Riven non fa errori. Cioè, Irelia deve giocare perfettamente per vincere questo matchup. Riven uguale. Però, se tu fai un errore, Irelia ti punisce. Io posso anche fare un errore tipo posto 6, che tranquillamente posso non morire. Perché maxando lei, cosa succede? Che io ho 1,75. Uno stun di 1,75. Tu mi vieni in, no? E io ti prendo e ti guardo. Allora, tipo, fammi danno. Aspetta, che ho meno vita. Io faccio così. Ti ho dato attacco alla Shin. Ora è solo un secondo. Pensa quando è tipo di 1,75. Prendi, tu mi guardi. Mi guardi e andar via. Funziona così. Però, tipo, se prendi quel vantaggio che hai appena preso te, diventa difficile perché tu puoi. Tu adesso sotto torre, quando io vado a farmare, una cosa che devi imparare è fare i trade sotto torre. Senza prendere danno. Tu mi vieni in tipo Q stun. Fai Q. Quello che ti ho detto prima. Q. Auto attack tipo stun, no? E te ne vai con la E. Esatto, para l'unico hit perché lo scudo di Riven para l'hit e prendi tipo 10 di danno. Il primo hit. E
E quindi è perfetto, scudo di Riven per parare un IT torre. Funziona così. Alcune volte. E poi, se tipo i Redia si vuole avvicinare per farla Q, per farti la E, scusa, lo stun, tu ti avvicini e gli fai la terza Q in faccia. Perché l'hai caricata fino a 3, sicuro. Quello lì è il trade che si fa sotto torre. Poi ti faccio vedere uno che devi vedere che fa benissimo queste cose, Vestriven NA. Essendo tipo il player più aggressivo che ci sia di Riven, ti faccio vedere se lo trovo dei montaggi, dei video dove lui fa i trade sotto torre all'Irelia. Tipo l'Irelia non possono fare tipo nulla, proprio nulla. Bravo qua. Scordato. Mi dai la medicina, pa? È un bicchiere d'acqua. Sì. Vai, dimmi tutto. Ok, occhio. Oh, ah, ma è la R. Quasi potevi predictare, comunque mi hai ucciso lo stesso. Però lui si è preso il 6, perfetto. Comunque, non aver paura, la R tirala fuori subito. E sto matchup ti ho detto, secondo me adesso sto testando un sacco, secondo me il Fage è troppo più forte perché non tanto per quella vita in più, ma per la move speed che prendi con gli auto attack. Arrivi a 400 con un auto attack. È troppo. 5 di Masteries, 10, fa già 15 quasi, eh. Perché comunque un po' è per livello. Aspetta, una cosa che fanno le rally di solito quando sono blind, ti lasciano i ninja dabi. E sta roba qua ti aiuta un sacco. Tu basta che tipo meni con le Q e fai tanto danno di spell perché non hanno il phage. Bravi. Così, hai visto come funziona? Comunque vedi, un minimo di danno lo prendi. Questo matchup di solito lo vinco sempre. È abbastanza facile anche con i rally. Cioè, sono difficile tornare a Riven. Oh. Occhio. Quello che ti dicevo prima. È morto. Che se tipo Riven sbaglia, muore. Irelia può sbagliare e non muore. Una cosa che adesso non so che lo ti matcherà. Comunque, praticamente non fai fightare mai Irelia post 6. Se vedi Irelia con la Shino col Phage, siete tipo pari build, no? Pari gold. Non fightarla mai, non fare mai un trade quando tu se tu non hai non usi l'ulti. Cioè, tipo, gli unici trade che puoi fare sono quando. Perfetto. Però guarda cosa faccio. Hai capito? Devi mettere in conto sta roba qua. No, fuori range. Devi mettere in conto sta roba qua, che se maxo E non puoi farmi il suo lavoro. Devi tipo baitarmela per forza. Comunque dicevo, se Irelia è pari gold con te, se tu fai un trade senza ulti e sei fuori cooldown, e Irelia lo Shino il Phage ti distrugge se si gira. Ti uccidi, ti fa 100-0. L'unico trade che puoi fare decente è quello che ti ho detto prima con sottotorre, quando la pushi sottotorre praticamente. Perché comunque poi ti fight tra i suoi minion, tu comunque attiri la R, un paio di auto attack e i minion fanno il loro lavoro. Tipo adesso però sono un po' low. Quasi sbagliato. Tipo, veniamo qua. Dimmi quando hai di nuovo la combo, ti faccio vedere perché. Ok, sono più low io. Aspetta, che arrivano i minion. Tipo, fammi la combo, io la ulti e tu no, ok? Ah, no, nel senso proprio fammi dip. Sì, per quello, ti devo far vedere cosa succede. Ok. Ok, tu pensi che hai vinto il trade, ora cosa faccio io? Tu sei fuori cooldown e non fai un cazzo. Quindi non fare mai sti trade qua. Conviene fare solo quando lo pushi sotto torre o hai tanti, troppi pin. Ok, sto aspettando. Qua ti sei fatto baitare. Stavo solo aspettando che perdessi più vita di quella che vita. Comunque adesso se vuoi rifacciamo sto matchup. Hai capito un po' di cose, no? Vai, rifacciamolo da capo pari da 0 gold. Questo qui non so, è il matchup che troverai sempre, è Gelo perché diciamo che Ailo basso non me lo chiedono mai perché dicono che è permabannata. Da un altro modo, sì, tipo dal D1, D2, così si prediligono altri ban. I Irelia e la Riven sono sempre open. Cioè, un matchup, se tu giochi Riven, ti trovi sempre contro Irelia. O trovi Irelia o trovi Gnar. Cioè, io trovo solo quei due. No, Rex non trovi mai. Cioè, è rarissimo. Sì, devi fare. A 1,43 in teoria con le rune giuste. Non so senza rune com'è. Devi iniziare a usare. No, non penso. Perché. Però poi non hai la Q subito appena starta. Prendi a 1,43 quando hai CDR nelle rune. Tu hai un auto attack potenziato e la Q di nuovo. Appena spawna il coso, praticamente. Ma no, praticamente Darius se gli pari la Q non fa danno. Cioè, Darius non ha danno in quel kit. Tranne la Q non ha danno.
E tu gli pari da Q con la tua E e poi vai in di Q stun auto-attack, lo distruggi proprio. Cioè lui se ne scappa senza tirarti auto-attack. Però ho preso la E, eh. E i re di solito prendono la E contro Riven. Perché tu mi provi a venire in e io ti stun e cammino. Da hai 90 di danno di base, una roba del genere, con la D. Leggi un po'. Fa 90 di danno a livello 1. Vedi cosa faccio. Fuori cooldown e lo sfrutto. Lady, 8 secondi di cooldown, Lady Irelia. È la tua combo praticamente. Ogni volta che tu fai una combo, finché non hai il CDR quasi cappato, Irelia la E. Poi quando cappi CDR con Boots Brutalizer, oppure BC e Brutalizer, puoi fare tipo due trade e una sua E. No, bravo, Caos mi ha spiegato lei. Bravo. Bravissimo, Deep. Deep con l'ultimo, bravo. Sì, devi aspettare l'errore. Poi tu hai tanto più danno, cioè te ne accorgi. Hai 93 di AD, un auto attack potenziato dopo ogni skill, ne usi 4 se le usi bene. Oh, ho sbagliato il tasto, fanculo. Qua con l'ignite mi potevi divare, tipo. Hai visto, tipo, la W l'animazione è lentissima, te ne sei accorto. Infatti è quella che si deve imparare per prima a cancellare. Cioè, non a cancellare, ma a evitare di farla male. Ma mi stai proprio sfondando, perché non ho, adesso non ho mana. Oh, bravo. Bravissimo. Sti mini trade, l'hai visto? Sti mini trade, non puoi perderli. Qua, troppi minion miei. Qua ti conviene. È un po', è una brutta situazione qua, eh. Tu pensi a un 5v5, sicuro verresti o gankato e muori 1v1, ora come ora. Ah, vabbè. Sì, hai perso. Ah, sì. Colpi di torre sono delle bombe, i primi livelli. Sì, te la sei giocata bene, eh. Cioè, in generale è andata bene. Ora perdi un po' di minion di Ex, non so quanti. Non troppe. Eccomi. Ora cosa c'è addosso? Allora, abbiamo la pari danno di build. Io ora prendo 6, eh. Ricorda però io prendo 6, stai attento. Non è tanto per il danno il 6 che prendo io, ma è per il sustain in un all-in. Tu sei, essendo senza ignite. Ogni mia R fa. Guarisce 20 di danni inflitti contro i campioni. Fa tipo 40 HP ogni mia R. Quindi faccio 200 HP. Poi puoi andare all-in, puoi andare all-in. Puoi andare all-in. Continua, continua. No! Mi sprayato. La R prima. È proprio ottima, dai. Devi provare a tirare tra una Q e una E. Tra una Q e l'altra potevi tirarla. Così non la cancellavi, non perdevi tempo. Hai perso un sacco di tempo con le animazioni. Tanto, tanto, tanto. Hai visto come funziona però? Anche se hai poca vita, non spaventarti. Mena. Esatto. E tu ricorda che io avendo la E-maxata di auto-attack non faccio un cazzo. Cioè, la W fa 15 damage. Invece tipo, meglio la E. Contro tanti matchup è meglio. Io la uso mid, direi, sono troppo più. Top non la so usare, è proprio diverso. Mid a gioco di ignite e faccio le kill, top non. Ok. Oh, non ti ho stunnato. Bravo, bravo. Hai la R? Bravissimo. Qua t'ho playato. No, qui sono stato bravo io, niente. Comunque puoi uccidermi se hai flash. Avevi il flash? Bravissimo. Senza flash pure. Hai capito come funziona la tua R che ti aumenta l'hitbox delle tue skill? Ok. Oltre alla gittata di auto-attack. No, la gittata di auto-attack c'è scritto sulla R. Proprio c'è scritto. C'è un numero. No, della W mi sembra che sia uguale. È della Q che te l'aumenta. Che aumenta troppo proprio della Q. Cioè, hai visto come le. Oh. Comunque adesso finiamo sto matchup, facciamo le altre perché. Non è che stiamo perdendo troppo tempo in questo, però. Cioè, questo qui merita. Cioè, è il matchup che.
non ho mai approfondito con nessuno perché dicevano che non la trovavano mai, cioè non so come. Hai visto come funziona il 13 XR? Proprio lo prendi letteralmente tipo in culo. Io sono behind e non ho la Shin. Con lo Shin. Se i Rayleigh ti pull dallo Shin al posto del Phage e ha damaxato la E, devi stare attentissimo. Perfetto. Bravo. Ok, vai, quitta. Bello il rush di CDR. Se rush il CDR così, hai sempre cooldown. E. Sempre di Doranblade. Sì, Doranblade. Ti serve quella di. Cioè quella vita extra. Contro Pantheon, anziché la W mi conviene usare la E. Fai QE, esatto. E Maxi E, ti faccio vedere com'è il Maxi E. Allora, qua. Devi pararmi. Questo puoi capirlo da solo. Puoi Sì, quello là lo so pararmi. fare. Ok, Sì. ecco, non lo so. Beh, non è difficile, dai. Sì, devo solo. Non stavo guardando, me ne sono accorto Ok, dopo. però ogni mia Q è. Ogni mie due Q sono una tua E, eh? Quindi, se la faccio a CD, però non la farò mai a CD perché usa troppo male, se no. Una cosa, non fightarlo mai, mai. Perché guarda cosa succede, vieni qui addosso. Boom. Se tu mi fai la full combo, no? Mi fai zero danno. L'unico danno che mi fai è di Q e W. Io ti paro trait con la passiva. Il primo che c'ho già addosso. Il secondo di stun. E il terzo caricando altre stack. È allucinante il Pantheon top. L'unico modo per ucciderlo è aspettare il 6 Un o chiamarti gank. un gank early. Oppure quando non ha mana. Se tu lo vedi senza mana, tu gli vai addosso. Vabbè, quello sì. Però solitamente si salta sempre i flask e quindi. Esatto. Vabbè, però non è. Ma. 2-5 pozze, eh? La mia Q fa 50 di mana. Una volta che te ne tiro qua una decina e tu me ne pari 5, tu hai preso poco danno e il mio mana è finito, eh? Mana, ha pochissimo mana di base, Pantheon. E non ha rigenerazione praticamente sul mana. Hai visto? No, Non proprio non, proprio non zero, mi no, no, conviene. non puoi. No, non conviene perché usi. Tradi troppa tua vita per nulla. Per un po' di mio mana. Ci sta se ne hai ancora 5, tipo. E dopo viene il tuo jungler, gli fai usare i CD, magari, fai usare lo scudo. Tipo a volte non so perché mi sembra l'animazione. Cosa? Mi sembra che faccia Bravo. l'animazione a volte. Come animazione? L'animazione che parte la Q e quindi prende vado di E. Ah, ok. Non so perché. Io sto maxando la Q come uno scemo. Ottimo. Beh, adesso cambia, Max la lettera. Sì. Praticamente col max di E tu abbassi enormemente il cooldown, no? Sì. Cioè, quindi va bene per le mie Q e assorbi tanto di cooldown, più della mia Q assorbi. Ti serve tipo anche quando. Se tu mi vieni in DE, io ti. Guarda cosa succede. Tipo un Pantheon normale cosa fa? Aspetta che hai cooldown e vieni in. Vengo vicino. Ok, qua mi hai stuprato. Ah! Ok, passi di nuovo. Bravo. Il minion. Praticamente mi hai assorbito con la E il danno della Q. E ho aspettato che il cannone ti levasse lo scudo. Esatto. Però questo qua è anche un Non altro è metodo. neanche troppo difficile come matchup. Cioè, Si tu lo tratta solamente perdi se di. fai il Che coglione palle. così. Si Perché tratta più che altro. il potential di Pantheon è nullo. Cioè, con l'Ignite ne ha. Però comunque tu puoi. Puoi capirlo, cioè, te ne accorgi se Pantheon ti vuole fare un lead. Tu devi avere il 30% di vita, ti devi fare flash, stun, Q, ignite. E lì sei scemo te se muori, cioè. Altro si tratta anche di Madonna, è E ora. aspettare la cosa. Ormai, adesso ti faccio vedere, poi quittiamo. Cioè, basta che mi viene l'indr, mi. Io non ho flash, tu hai flash, è finito. Mi prendo un 3 longsword o le scarpe? Ah? 3 longsword o le scarpe? Tre longsword, danno, danno. Più che altro non so se mi conviene andare di Ignite contro Pantheon a volte. No, 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 TP. Ti dà troppo quel Doran e le 5 pozze. Troppo, troppo. Ora prova a vedere il mio Lin DR quando hai cooldown. E poi quittiamo. Ti lascio vedere cosa succede. Io non ho il flash, tu hai il flash, mi sembra. Puoi Sì, io sì. andare deep quanto cazzo ti pare. Ok, bravissimo. Continua, continua. Muori. Ah, bravo.
Hai cancellato poco e nulla per quello, ci hai messo tanto. Sì. Poi c'è anche il Poi. flash eventualmente per la E. È la Ok, R quello che non dica riesco a quanto posso. cancellare. Ha tanti modi, comunque tutte le Q, tutte le E che fai, tanto che ce le hai maxate. In questo caso non c'avevo lo maxato e quindi era un po' più me. Sì, esatto. Comunque si tratta solamente di avere pazienza alla fine contro Pantheon. O aspetti che finisci il mano o qualsiasi altra cosa. Sì, tanti matchup sono pazienza. Mo ti insegno quello contro Necton che è più bello che ho. Cioè, quello che mi piace più di giocare, ma. Le tue 5 pozze sono troppe. Cioè, se tu ci pensi, 5 pozze su Riven sono troppe. È un champion What is manaless. broken can be Ok, reformed. che non ha tipo. Eltragen. Riven non Sì, ha è Eltragen. sai uno. È Proprio uno. 07. 07? Io c'ho 1.1. Avrei Lo sbagliato. porti con le Masteries. A 09. Ma io lo porto a 09 con le Masteries. Non so come. Io ho le norme 21.9 normali. Sì, ho quella di recovery. C'ho tutti e due punti. Sì, vedi. Avevo provato pure una pagina di Masteries con un po' di attack speed. E non era neanche male. Per Riven, Sì. no. Sempre Sì. 4 di CDR, tutti e 4 i punti. Però levavo un po' dalla difesa, mettevo due là e non era male. Però solo contro rarissime matchup andava bene. Tipo quello contro Rumble che può andare più all-in, oppure Ah, ok. quelli così. Quelli là in cui sei avvantaggiatissimo, che puoi prendere e ti vuoi fare di pacchia. Allora, sto matchup ha due modi per vincerlo. Uno, vinci un trade a livello 2, che lo vinci con Q stun a outtradire Renekton. Se Renekton non ti stunna per primo con la furia, lo outradi, è così. Due, ogni volta che Renekton ti viene in, tu cancelli la maledizione dello stun facendo e stun fuori e scappi. E a una certa lo uccidi perché lo 8 damage. Forse Più che altro come faccio a capire che se mi conviene andare all-in dovrei fare il 2 prima? Quindi ti dovrei venire subito addosso sperando che tu non sia ancora all'alt. sbatti a fare i lupi. E tu, allora io adesso non lo faccio, però sto come counterare il coso dei lupi. Io faccio due Q in mezzo ai minion e ti push torre e prendi solo un minion di exp in più a me. E così più o meno countero questa cosa, ok? In teoria non pushano, perché pensano che vieni top normalmente e stai solo pullando. Quindi comunque adesso io non pusho e tu vieni top al 2 e mi vedi all'1 e mi meni. Anche se mi vedi al 2 e tu sei al 2, tu mi prendi e mi meni. Tu hai 5 pozze, Renekton ha un Doran e una sola. Anche se perdi un trade che hai 100 HP in meno, 150, quel Comunque le 150. pozioni. Ricorda che il sostegno di Renekton è nullo sui CS. Quindi non mi... La l'unica cosa è non farmi Q nuova prendere. è nulla. Nulla. Fa solo 80 HP quando ha la furia e hit un champion. Quindi mi conviene non farmi prendere. E Eh per già. evitare che mi venga addosso con la E devo fare EW e cancello l'animazione. Sì, esatto. Oppure te l'ho detto, se di Karnekton è più bravo di te, oppure ti gankano, sei behind, esci e stun. Ogni volta che Karnekton ti fa slice and dice addosso, cioè la E, tu te ne accorgi perché comunque ha un casting time che è lunghissimo. Beh, Sì, è se lenta 10 l'animazione. secondi. Ah, dici proprio il casting time, Sì, pensavo dici proprio di... è lento. Cioè, tu basta che fai e stun. Ok, io ho il 2. Ok, non ho la furia. Il problema è che qua c'erano troppi minion, cioè devi controllare le wave. Ok, in teoria ora se non muori. No, non prendere danni dei minion, prendi più danni dei minion. Ora stai là e farmatela. Ok, hai il 3. Vediamo cosa ti inventi. Ah, sono stato bravo io se non morivo. Bravo. Prolli uno normale, lo uccidevi pure. Ah, qua devi flashare. Ah, bravissimo. Ma non ti sento, mate. Sì, non stavo parlando io per concentrarmi. Ah, ok. Comunque hai capito. Cioè, anche qua devi sfruttare gli errori dell'avversario. Qua me la sono giocata decentemente io. E hai visto il trade che hai fatto early, come ti è servito? Tu hai pozzato e poi mi hai distrutto. Ora hai fatto bad. Dovevi andare a base, subito. Volevo Devi pushare un po'. iniziare a ma potevi era tipo mezza resettata lane o ti pushava verso di te, era meglio se ti pushava verso di te, ora perdi una wave intera. Io posso andare a base, ho riflettato un'altra cosa. Quando se tu allora tu vedi Renekton quando torna top, se ha armor e vita, tu menalo.
Se ha un pickaxe, non menarlo. Fa più danno. Se ha un pickaxe, ti outtrada. Perché hai scaling altissimi, Renekton, eh? Sullo stun ha uno scaling altissimo. Sì, lo so. Con la furia fa più 239 su 106 AD. Lo stun di Renekton. Mm. Ok. Tu controlla la furia di Renekton. Se non ha furia è abbastanza vulnerabile, non fa troppo danno. Ok, bravo. Vedi, non fa danno, cioè senza furia è zero il danno. Con lì, col Tiamat si possono cancellare molte più animazioni, sì, ho visto. Lo stun. Poi lo metti tra una Q e l'altra, un autoattacco e l'altro praticamente. Non è che cancelli, è che proprio è come se non ci fosse. Ah, qui occhio, ero con la furia. E visto comunque se Renekton ti builda danno, ti outtrade anche se tu sei head. Ah, qui sbagliato, sei morto. Sì. Pensavo di riuscirci, invece no. Partente, tante volte anch'io succede quando tipo sottovaluto l'avversario. Tu percorri con Riven è più facile, prendo una kill al 2, al 3 contro Renekton che è tipo al 5. Poi dal 6 in poi diventa facile. Sì, perché mi conveniva aspettare la ulti perché avevo... Sì, esatto, pazienza devi avere. Poi tu avevi molto più CS, quindi... Ma quello stun là, lo stun di Renekton è 1,5 con la furia. Senza furia non è un cazzo. Senza furia è come il tuo. Con la furia è 1,5. Ora occhio, tanto, tanto danno, eh. Devi tipo, per uccidermi devi prendere il 6 e farmi una rotation col 6 perfetta. Perché sennò ti uccido, c'ho il pickaxe. Sì. Cioè devi fare una cosa perfetta, perché sennò è bello rischi. Però li muori. Bravo, bravissimo, hai visto? In teoria qua non t'ho preso perché eri fuori range all'inizio con lo stun, però devi fare e stun e uscire. L'hai fatto lento, se ero un attimino più vicino a te morivi. Ah, bastardo. Adesso che non è la ulti io teoricamente... Ora che ho sbagliato tu puoi abusare. Andiamo, ho sbagliato. Muori lo stesso. Sì. Visto che danno? Sì. Qua? Coccodrillo. Beh, ormai è finito sto matchup. Quitto. Bella, ciao.